Gira il doppio giro! Gira il doppio giro! Vai, Andrea! Vai, Cavone, vai! 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 Il fuoco è l'angelo e il demonio, perché è il calore, però nello stesso tempo distrugge per far rinascere una nuova vita. Il nostro fuoco sicuramente è un fuoco di bene, perché annuncia la nascita di nostro Signore. È un momento che è nel limbo tra l'euforia, la gioia, la fierezza di partecipare e la prudenza a dire stiamo calmi, attenzione. Facciamo le cose come le dobbiamo fare. È molto pericoloso, soprattutto per il peso che si ha addosso. Mettere un piede in fallo significa cadere giù per una distanza di oltre 1,5 km, comincia a diventare pesante. L'origine dell'andocciata si perde nella notte dei tempi. Qualche studioso lo fa risalire ad antichi diti ancestrali legati al solstizio d'inverno, che il cristianesimo, non trovando in contrasto con le proprie leggi, ha fatto proprio, assimilandoci alla nascita del nuovo sole con la nascita del bambino Gesù. Agnone era una cittadina molto religiosa. I contadini, per poter assistere alla messa della mezzanotte di Natale, si costruivano questa torcia e all'imbrunire del 24 dicembre prendevano questa torcia, la accendevano e si recavano ad Agnone, ascoltavano la messa della mezzanotte e poi ritornavano alla propria masseria. Siamo al magazzino del nostro gruppo, al magazzino dove realizziamo le nostre docce. Adesso le vedete così insieme ammucchiate perché sono state costruite e messe per poterle prendere poi domani e portarle alla manifestazione. Sono Carmine Cavarozzi e questa sera parteciperò all'andocciata. Questa è l'andoccia che porterò io. Adesso proviamo questa andoccia che al momento è da 16, potrebbe aumentare il numero di lumi. La porterà il nostro campione, Andrea Longo. Il nostro campione non si tira indietro a niente. Forma di questa andoccia è a segnarco. Sembra di vedere il padone che cammina con il fuoco attorno. Il record del 1996 del pavone, allora Vincenzo Baldi, portò 24 andocce per un peso di oltre 200 kg. Grande Vincenzo! Oh, il pavone! Il pavone! Buonasera! Vincenzo Baldi, il pavone, il recordman di portatore di andocce. Quest'anno ne porto poche, perché gli anni passano, poi abbiamo la fortuna di avere tantissimi giovani che vogliono nel nostro gruppo. Noi anziani siamo messi da parte, anche se siamo contenti però. Magari la porta a due. È un piacere vedere giovani che come me tornano anche dall'università per onorare questa tradizione. Io studio a Bologna, sono un fuorisede, però torno apposta per l'andocciata, per la tradizione. Prende lo spago e si lega. Guarda qua, l'andoccia viene fatta in tre sezioni. Questo è il piede viene legato a filo di ferro per dare una certa robustezza all'andoccia, poi man mano viene legata a spago, perché da qua andando sopra qui deve ardere. Dateci che poi l'abete c'ha la resina, l'andoccia si dovrebbe accendere. Io sono un costruttore da 40 anni e stiamo andando avanti così. Finalmente hanno recepito i nostri giovani, è una tradizione che bisogna portarla avanti e quest'anno si sono convinti a darmi una mano. Okay.
La prima volta che ho visto un signore portare l'indoccia ho detto da grande la voglio portare pure io. Partecipando all'andocciata, anche il bambino più piccolo si sente adulto, io sono più forte del fuoco. Poi dopo, quando si diventa adolescenti, cominci a vedere le ragazze e farsi vedere che porti 4, 6 o addirittura 8 andocce, che significa mettersi in mostra alle ragazze che ti guardano. Abbiamo tagliato le andocce, sono arrivati dei altri ragazzi, nuovi portatori, quindi li vediamo e facciamo, accontentiamo un po' tutti. Arrivano i ragazzi giovani, quelli che dell'ultimo momento, che non sono registrati e quindi, essendo giovani, comunque è un'andoccia, cerchiamo di farli portare sempre. Per me l'andocciata è tensione, fuoco, gioia e felicità. Questa qua è un'andoccia singola, cioè una torcia singola che viene detta a un lume. Quest'altra invece si chiama lo stesso andoccia, non si chiama andocce, però è formata da due lumi e può essere trasportata in questa maniera, anche senza manicole. Praticamente il compito più difficile è di Gaetano, che è l'assemblatore del gruppo insieme a altri 2-3 persone. Da un'andoccia riesce a fare questo capolavoro d'arte. È una grande emozione, sì, finché non parte tensione, emozione. Quando si comincia a crescere qualche campione si comincia dall'andoccia da 6, da 8. Vincenzo Balbi, che ha portato 24 andocce. Qui è la fotografia di quando abbiamo ricevuto il mantello e la cappa agnonese, il riconoscimento più alto che abbiamo avuto. Negli anni i partecipanti aumentavano sempre più, non erano più solo contadini, ma anche gli abitanti di Agnone partecipavano a questa manifestazione, tanto che cominciarono a dividersi in gruppi. E l'occasione era ghiotta per sfidarsi, c'era un trofeo in bronzo che di anno in anno passava da un gruppo vincitore all'altro. Chi viene a vedere l'andocciata ci ritorna, non è una cosa che dice ho visto l'andocciata e basta, l'anno dopo ci ritorna un'altra volta, perché l'andocciata non dà sempre la stessa emozione, l'andocciata dà sempre un'emozione nuova. La cosa più bella sicuramente sarà al termine della indocciata, quando gli indocciatori si abbracceranno perché avranno portato a termine la loro missione, avranno portato l'andoccia, avranno offerto agli spettatori lo spettacolo più bello che potessero fare. Il mio Natale è con l'andoccia sulle spalle, altrimenti non è Natale.